naturalmente chiedere scusa per piccoli inconvenienti che quando c'è tanta gente possono avvenire, ma uno deve avere anche l'accortezza. Buonasera a tutti. Vi ringrazio a tutti di essere qui questa sera. Parliamo adesso delle nostre origini, dai Templari ai Cavalieri di Malta. Perché cominciamo dai Templari ai Cavalieri di Malta? Perché proprio con il dottor Silvio La Ruffa, sabato 6 aprile del 2024, con Don Carlo Guerrisi, dopo la programmazione del convegno che avevamo fatto a maggio, ci siamo recati nel giardino di Palazzo Avati per vedere lo stemma della famiglia Avati. Mi raccontava che lo voleva far ristrutturare. Mi riferisco che è un'insegna dei Cavalieri di Malta unico nel suo genere. Prima di parlare della descrizione di questi stemmi degli Avati, perché ce ne sono ben tre, quello del giardino, parliamo della famiglia Altavilla, di origine normanna, che conquista la piana di San Martino nell'anno 1059, l'attuale piana di Gioia Tauro. Gli Altavilla furono tra i capi delle prime crociate, i monaci guerrieri con la croce sulla tunica, la croce delle otto beatitudini, così chiamate perché presenta otto punte che assumono la forma di una croce patente, proprio come quella là dello stemma che abbiamo qua nel giardino ristrutturato, come dicevano prima oggi. Lo stemma del giardino di Palazzo Avati, Cavaliere di Malta. E la descrizione: d'azzurro al monte roccioso di Tre Cime, uscendo dal lato destro dello scudo, sinistrato da un leone rampante, tutto d'oro e sormontato da una stella cometa del medesimo. Per ridisegnare questo stemma mi metto in contatto con uno dei nostri collaboratori, il principe Don Massimo Cavalloni e cavaliere onorario della nostra associazione, che in poco tempo mi realizza il blasone della famiglia Avati.